piccoli 5 ricci, nati solamente qualche giorno fa, sono stati trovati allo stadio di Arezzo. A salvarli e a prendersi cura di loro la presidente di ENPA Arezzo, Sandra Capogreco. Avevano appena tagliato l'erba da qualche giorno e Caterina, passando con il suo cane, il cane l'ha stanati e si è visto questi piccoli ricci uscire dalla tana. Poco più là ci siamo sincerati prima di portarli via che non ci fosse la mamma, ma poco più là la mamma era stata tagliata col tagliaerba, quindi non c'era dubbio che questi animalini avessero bisogno di aiuto e quindi una volta coordinateci con la ricciofila di Arezzo, la Francesca, li abbiamo portati a casa e un bel lavoro, però una grande soddisfazione. Ci sono ancora troppo piccoli per sopravvivere autonomamente, hanno infatti bisogno di cure speciali e continue. Hanno bisogno del latte ancora tutti i giorni, oggi siamo arrivati ai famosi 100 grammi e quindi qualcuno riusciamo a svezzarlo. Dall'ENPA arriva anche l'appello all'attenzione nei confronti di questi animali. Innanzitutto quando lo vediamo in mezzo alla strada rallentare, ma questo per qualsiasi animale, dico che bisognerebbe fare così, sarebbe buona educazione. E comunque sempre dare un occhio di attenzione, se lo vediamo in difficoltà cerchiamo appunto di aiutare gli animali, cioè io credo che essere, far parte di un volontariato come ENPA significa avere attenzione non solo per i cani e gatti ma per tutto il mondo animale ed è questo il messaggio che io vorrei trasmettere anche ai nostri volontari, cioè fare volontariato per gli animali è soccorrerli, aiutarli, farsi carico in prima persona di aiutarli. I 5 piccoli ricci una volta svezzati potranno tornare a vivere liberi. E li libereremo qui nel giardino. Ci hanno un'apposita casettina pre, diciamo, liberazione, ma poi vivranno liberi.